Buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi 11 gennaio, nuovo appuntamento con Creare il Futuro, Frosinone al Centro, Prospettiva Amministrative 2022. Siamo in compagnia con Pierpaolo Segneri, ormai un abitué professore e presidente dell'associazione Frosinone al Centro, e con Marco Mastronardi, consigliere comunale a Frosinone, eletto nel Movimento 5 Stelle, oggi nel gruppo misto e nella commissione urbanistica e commissione bilancio, quindi insomma interno alla, diciamo, a tutti i vari problemi di questa città. Classe 1972, è un architetto e come di consueto, come questa formula che sta ottenendo un successo, e io diciamo invito all'ascolto a far girare questi video, anche invito anche altri esponenti a farsi avanti, partecipare a questo dibattito appunto con Pierpaolo Segneri, che diciamo appunto è anche presidente dell'associazione Frosinone al Centro, e io farò da diciamo moderatore, darò appunto il via a questo dibattito. Ci sarà questo rimpallo di parola, più o meno 5 minuti per uno. Direi di cominciare subito dando la parola a Pierpaolo, che fa diciamo quasi gli onori di casa. A te Pierpaolo. Grazie Gianni, ringrazio anche Marco per aver accettato questo confronto, questo dialogo. La prima cosa che mi viene in mente, siccome ho ricevuto diversi feedback, si dice adesso, no? Diversi riscontri sulle puntate precedenti degli altri dibattiti faccia a faccia che abbiamo avuto, allora volevo dire qualcosa che può essere utile anche rispetto ai ritorni che mi sono arrivati, di cui ringrazio, perché vedo che c'è molta attenzione su questi dibattiti, e che lo spirito con cui stiamo facendo questo tipo di discorso con Liberi.tv è quello di creare i presupposti, perché siamo convinti come associazione Frosinone al Centro che la città ha bisogno di una svolta, non di piccole cose che vanno sistemate, no, una svolta che deve essere una svolta di mentalità, una svolta di approccio, di metodo, e quindi cominciare dal dialogo, dal dibattito, dalla discussione per far circolare le idee diventa fondamentale. Cioè Frosinone è arrivato in una condizione ormai che non è più possibile far finta che si possa continuare così. Quindi è un discorso fortemente politico, e ho denunciato un vuoto culturale che fa paura a Frosinone, e questo vuoto culturale vorremmo affrontarlo con il sorriso e far capire che noi abbiamo intenzione di riaccendere l'anima della città, che vogliamo riaccendere l'amore dei cittadini frosinati per il nostro capoluogo. Frosinone va amata, va restituita a Frosinone una bellezza, che è anzitutto la bellezza dei suoi cittadini. E questo vuoto culturale è stato testimoniato anche recentemente da due fatti, per farvi capire perché è necessario un cambio di mentalità se non vogliamo rischiare il peggio. Io continuo a sentire i programmi, importanti i programmi, ma quelli saranno un punto di arrivo. Se tu non costruisci qualcosa con le persone, con la squadra di persone che può veramente permettere alla città di fare questa svolta, perché prima di tutto servono le persone che hanno questa consapevolezza, questo coraggio, questa forza. Altrimenti tu puoi avere il programma migliore del mondo, ma se lo dai in mano alle persone sbagliate, al solito circuito, al solito modo di agire, al clientelismo, al malaffare, all'affarismo, quello che sia, senza più politica, che sia amministrativismo, che sia potere fino a se stesso, Frosinone non può avere futuro. Due fatti sono successi per far capire. Quando io dico Frosinone ha un vuoto culturale, che cosa significa? Che una scuola materna, un asilo, una bambina di 3 anni a Frosinone non ha ricevuto il pasto per il pranzo perché mancava il pagamento della retta da parte dei genitori. Ora a me non interessa entrare nel merito, non mi interessa niente. Dico solo che questo è un elemento che fa capire il vuoto culturale che c'è. Cioè è possibile che comunque
un bambino, una bambina di 3 anni resti senza mangiare? Cioè, voglio dire, ma magari non lo so, non voglio indagare i motivi, non mi interessano, ma credo che non debba mai succedere una cosa del genere. L'altra è sui social, un consigliere comunale di Frosinone è diventato famoso in tutta Italia per aver fatto un'uscita infelice, per dire poco. Riprendendo un po' la scritta che sta davanti ai cancelli di Auschwitz del campo di concentramento nazista, e sostituendo la frase dicendo il vaccino rende liberi, una cosa di una, diciamo, ecco il vuoto politico che si è a Frosinone, perché questi sono i nostri rappresentanti, no? Il vuoto politico crea vuoto culturale che diventa vuoto esistenziale. Non c'è nemmeno cattiveria da parte di chi ha fatto questa cosa, neppure del sindaco che cercando di recuperare ha chiesto scusa, ma si è creato si capisce che manca proprio un fondamento nel terreno, c'è una palude. È inutile che cominciamo a dire sulla palude costruiamo, piantiamo, mettiamo i fiori, eccetera. Tu devi fare prima la bonifica. Se non bonifichi il terreno di questo vuoto culturale esistenziale, non riaccendi l'anima della città e delle persone. Ma dove vuoi andare? Ma quale programma vuoi fare? Ma quale amministrazione vuoi fare? Non puoi fare niente perché è palude. Non puoi costruire, non puoi inventare. Devi fare la bonifica. Allora, qual è l'emergenza di Frosinone? Avere una visione politica e su quella tentare una svolta. Con le persone che abbiano l'autorevolezza, la forza, la capacità, la preparazione, la qualità umana per fare questo percorso e realizzare questo cambiamento che è necessario. Secondo me, Marco è uno di questi. Pierpaolo accalorato sulla bonifica, diamo la parola a Marco, che Marzonardi, insomma, architetto, magari anche di bonifica se ne intende, non so. Sì, diciamo che innanzitutto una piccola premessa, innanzitutto ringrazio Gianni, il direttore, ringrazio Pierpaolo per l'invito a questo dialogo, comunque questa chiacchierata, questo confronto, l'ha chiamato confronto. Vabbè, voglio partire, è necessario, è doveroso riprendere le due fattispecie che tu hai appena richiamato, innanzitutto per dirti che per quanto riguarda la seconda, quindi la questione del post, premesso che potrei essere, diciamo, anche un po' pesante sotto l'aspetto delle considerazioni sull'utilizzo dei social network e sul ruolo che hanno assunto i social network, che sinceramente secondo me, ma forse io perché comincio ad avere una certa età, andrebbero un po' rivisti. Mi riallaccio a una questione di caratura del tutto diversa, no? Anche lì, ovviamente, al di là del merito della questione, anzi, diciamo che sarebbe anche da stigmatizzare pesantemente quello che è successo a Washington, ma che un social network censuri un presidente di una repubblica americana, cioè, penso che i social network abbiano un po', diciamo, non lo so, sopraffatto anche la realtà delle cose. Ma al di là di questo, torniamo a Frosinone, che è la cosa che ci interessa. Io parlo, dico noi perché comunque per voce, o meglio per scritto della capogruppo di Fabiana, ci siamo ovviamente dissociati da quell'azione che è scriteriata quantomeno. E per quanto riguarda il discorso della bambina, ovviamente abbiamo appreso che queste sono questioni che sono il frutto, secondo me, già di una distorsione di quello che è il concetto di servizio pubblico, con tutte quante poi le questioni che potrebbero essere messe in campo per ripristinare un po' degli equilibri, secondo me, che sono mancati. Il tutto ovviamente ormai si trincera dietro le questioni della carenza di fondi pubblici, di denaro pubblico, ma potremmo anche qui aprire un'altra parentesi non tanto breve per dire come si spende il denaro pubblico. Ma detto questo, la questione del vuoto culturale che tu stavi dicendo, della palude, io mi sono appuntato qualche termine, l'amore, no?
i programmi e le persone. L'amore per questa città, secondo me, è covato dalla maggior parte delle persone sotto una coltre di cenere che più che una palude, io la definirei come una sorta di rassegnazione, una rassegnazione al fatto che comunque ci si trova sempre di fronte alle stesse questioni. L'analisi che tu facevi, che tu fai, perché io ho seguito anche le altre, quindi ho seguito il dibattito con Maria per quanto riguarda il centro storico, ho seguito il dibattito con Alessandra, che parlava anche degli aspetti, diciamo, più amministrativi, no? Delle difficoltà di essere un consigliere di minoranza, anche se, concedimelo, l'essere di minoranza di Alessandra è un essere di minoranza diverso dal mio. Per tanti motivi, oggettivi ovviamente, cioè non giudico Alessandra, cioè è la condizione. Il PD comunque è una realtà diversa, che diciamoci pure la verità, no, no, ha non poche responsabilità, no? Circa le condizioni in cui ci troviamo oggi. Come ti preannunciavo prima, fuori, come si dice, dietro le quinte, no? Io ho ritrovato o meglio, sono stato, mi è stato donato, no? Poi ti dirò da chi, un documento programmatico e ti dirò anche dopo la data, no? Ma che comunque riguarda il comune di Frosinone e riguarda gli aspetti urbanistico, diciamo, edilizi, ma più che altro urbanistici di questa città. E sono delle criteri e finalità di attuazione degli strumenti urbanistici. Ovviamente non te lo leggo tutto, sono una trentina di pagine, però ti do qualche spunto, così poi semmai ti rimbalzano. Si parla di una città con circa 5.000 disoccupati, priva di servizi di base, che si deve preparare ai grandi appuntamenti, non ti dico le date, però sono dei grandi appuntamenti che riguardano comunque anche quello che è l'aspetto poi oggettivo di questa città, cioè l'essere tra Roma e Milano, l'essere attraversata da una grande infrastruttura come l'autostrada, tutta una serie di cose che, se non mi sbaglio, abbiamo, no, sentito, forse qualche volta ci sei caduto pure tu nel ripeterle, no? È necessario creare uno scambio da eh? Tra Roma e Napoli. Da Roma e Napoli, sì, ti ho Hai detto detto. Milano. Vabbè, adesso è la Milano-Napoli, no, giusto? Sì. Tra Milano, sì, tra Milano e Napoli. Si parla di un ufficio di gestione del piano, dell'attuazione dei piani particolareggiati. Salto tanti aspetti, la mobilità urbana. No? Frosinone è una città centro come polo di un territorio che accoglie circa 120.000, adesso siamo arrivati a 140.000 presenze nelle ultime, diciamo, come le vogliamo chiamare, negli ultimi annunci, no? E qui mi riallaccio al discorso con Vincenzo, il grande capoluogo, poi semmai ci torniamo, no? Cioè, continuo e poi faccio le mie conclusioni, no? Occorre non farsi cogliere impreparati da problemi che comunque l'aumento della mobilità e del volume di traffico stanno già creando ad un sistema urbano in cui le strade sono, dicono in questo documento, in molti casi ancora quelle dei nostri nonni. Poi andiamo, salto a pie pari tante cose, ambiente e qualità della vita. Questa è la tematica alla pari della mobilità, una delle esigenze prioritarie della città nei suoi vari aspetti. Si parla di parco urbano, delle antiche mole e archeologico, quindi il fiume Cosa. Si parla della valorizzazione dello schioppo. Si parla di piste ciclabili. Cioè, una cosa, no? Di fare un concorso di idee. Questo documento è datato 18/4/1988. Ed è a firma dell'allora assessore all'urbanistica, che scriveva all'allora sindaco, senatore, avvocato Dante Schiedroma, diciamo, rappresentando gli indirizzi programmatici di quel gruppo, no? Quindi parliamo della Prima Repubblica, quella tanto, no? Marco, non arrivare alle conclusioni, quelle magari Ma dici le che. conclusioni sono. Aspetta, aspetta, perché sentiamo un attimo come ha impattato questo tuo Ah, piccolo scoop che ok, hai tirato fuori no, vabbè. su Pierpaolo e poi dopo ci dai le conclusioni. Vai, Pierpaolo. Grazie. Beh, ovviamente io pensavo forse addirittura più vecchio, più antico, perché pensavo
fine anni 70, invece già 88, comunque stiamo parlando di 32 anni fa, quindi anzi 33 perché ormai siamo nel 2021 2022. e quindi è evidente che Frosinone è ferma, mentre lì comunque c'era un indirizzo, una voglia di comprendere e di risolvere. Oggi Frosinone da troppi anni, da lustri, è ferma. È vero, si fanno tante cose, ma c'è sempre un punto di vista o una serie di punti di vista che cercano di intervenire nel particolare del problema o nel particolare quartiere. Quello che manca a Frosinone a livello urbanistico e politico è una visione di insieme, una capacità di vedere la città nella sua interezza. Si continua, secondo me, svuotando la politica e quindi eliminando il dibattito e la discussione, a guardare a Frosinone nella sua interezza. Perché se lo si guardasse interamente, non si vedrebbe l'identità chiusa che si ripiega su se stessa, ma si vedrebbe l'area intercomunale di cui abbiamo parlato l'altra volta con Vincenzo Iacovissi, cioè la città metropolitana. Ci si accorgerebbe che il respiro della nostra identità non è legato a un territorio ristretto, ma si allarga e si apre verso quello che io ho definito il sogno della capitale europea della cultura, che è una visione politica che serve per capire che succede. E a Frosinone il problema delle strade, non ci sono le strade, sono quelle dei nostri nonni. E adesso sono Sono diventati rimasti bisnonni. no, Adesso sono vabbè, diventati bisnonni. bisnonni. E Frosinone viene vista a pezzetti. Allora c'è il centro storico come se fosse un paese a parte. Poi Madonna della Neve de Matteis è un paese a parte. L'ex campo sportivo Madusa, oggi Parco Madusa e stazione. Zona stazione, un paese a parte, i Cavoni, alcune periferie, un paese a parte. Ma Frosinone non è che si può guardare in questo modo tutto spezzettato. Infatti, la città cioè vive divisa, vive come se ognuno abitasse in un mondo diverso, perché i problemi magari sono diversi, le peculiarità sono diverse e manca la capacità di unire quella che invece dovrebbe fungere da traino dagli amministratori e dai politici di Frosinone per unire non solo la città e i cittadini, ma unirsi anche a tutti gli altri comuni della cintura di cui parlavamo l'altra volta e che dovrebbe, diciamo, creare i presupposti per realizzare questa visione. È quello che manca, purtroppo. Io mi ricordo, allora, diciamo che ho iniziato a fare politica nel 93, non mi sono mai arreso, no? Nonostante le sconfitte, sono andata avanti, avanti. E posso dire che ho partecipato alle elezioni comunali come candidato al consiglio dal 95 per parecchie volte, per parecchie consigliature, e che ho notato che io lavoravo ai programmi di diverse liste perché mi chiamavano e contribuivo a formulare i programmi anche di liste contendenti, perché tanto i programmi sono solo usati come fumo negli occhi, sono spauracchi. Quelli che continuano a dire i programmi perché bisogna essere concreti, il pragmatismo, sono quelli che fanno gli affari, che fanno il clientelismo, che ci hanno preso in giro. Se continuiamo ad avere questa mentalità amministrativista, noi finiamo sotto diciamo, un autotreno di menzogne, come se non ci fossero bastate quelle che abbiamo vissuto. Quindi io dico, prima le persone, prima acquisiamo noi consapevolezza, guardiamo alla Frosinone che noi sogniamo, perché questa è la spinta. Poi possiamo immaginare e costruire e trovare anche la giusta programmazione amministrativa. Ma se non c'è più politica, come purtroppo non c'è, noi restiamo fermi in un eterno presente, senza passato e senza futuro. E questo documento che ha trovato Marco ne è la testimonianza. Anzi, lì c'è qualcosa di meglio e di più di quello che troviamo oggi, a mio parere.
Ricordiamo Marco Mastronardi che si è interessato di ambiente e mobilità a Frosinone fin dalla sua tesi di laurea, se ho letto bene. Sì, sì, diciamo che le manifestazioni di follia partono da lì, forse anche da prima, però diciamo che questa è una definizione che mi diede il correlatore, mi disse ma lei è un folle, però io lo feci lo stesso perché... No, Pierpa, non mi trovi d'accordo sul tuo discorso così, vabbè, radicale, lo posso dire, no? Cioè, è radicale. Non mi trovi d'accordo perché io ho una visione un po' diversa, non completamente diversa. Gli attuatori sono importanti, no? Tu più di qualche volta hai scritto anche sul ruolo e sulle responsabilità della politica che seleziona, se non mi ricordo male, no? Allora il discorso più... I programmi servono. Innanzitutto questo documento non è un manifesto elettorale, non è un programma elettorale, e questo ci tengo a precisarlo perché vabbè, diciamo che esiste ormai questo luogo comune, no? O meglio, questa abitudine che i programmi elettorali sono carta straccia, basta leggere i più recenti di chi ha vinto, no? Cioè, se andiamo a leggere il programma di Nicola, cioè, Ginevra in confronto, impallidisce di fronte a Frosinone, no? Ok, ma non è così. Questo è un documento programmatico, è un atto politico, ok? Al quale sicuramente poi sarà seguito qualcosa, ma che comunque non è... Non ha, io non voglio entrare nel merito, non voglio dare giudizi, non sono io poi la persona che può dare giudizi, specialmente a una classe politica che secondo me, alla luce poi della mia breve esperienza, dovremmo guardare con un po' più di interesse, perché secondo me si sarebbe da apprendere, visto quello che c'è attualmente nel panorama politico, e parlo di tutti i livelli, anche quelli più alti di noi. Ma detto questo, la questione dei programmi e persone, secondo me, deve essere una giusta alchimia, perché non può esistere faccio gli esempi che più mi stanno, no? Cioè un grande progetto, poi, se un'impresa è incapace, diventa uno schifo, ok? Ma è vero pure che una grandissima impresa esecutrice senza un progetto naviga a vista. Allora, il discorso qual è? È che il programma elettorale, innanzitutto, dovrebbe essere, se vogliamo stare nel programma elettorale, dovrebbe essere, dovrebbe avere una considerazione più alta da parte di chi lo propone, ma specialmente da parte di chi lo riceve. Perché esiste un detto popolare che dice gli affari si fanno in due, no? Oh, allora, se chi viene, diciamo, investito da queste promesse, poi alla fine non chiede mai conto di quelle promesse, ma semmai va a chiedere conto di altre promesse non scritte, e allora qua il problema diventa strutturale. E non è soltanto di una parte, il problema è multi, diciamo, sfaccettature, come lo vogliamo definire, no? Ok? Quindi diciamo che il tuo sollecitare le coscienze va bene. Lo vedo come una cosa positiva, tant'è che ho accettato di buon grado il tuo invito. Il discorso però è che poi ci dobbiamo guardare in faccia, e se noi non abbiamo bisogno di grandi analisti, perché se andiamo a vedere questo documento degli anni 80, se andiamo a vedere i documenti degli anni 90, se andiamo a vedere tutte le analisi più recenti sulla mobilità, mi viene in mente il piano urbano della mobilità sostenibile, l'ho letto pochi giorni fa, ma cioè, se ci cambiamo le date a sto coso, è la stessa identica situazione. Allora qua c'è un problema di attuazione. Allora adesso il problema è gli attuatori o l'inattuabilità del progetto? Tu hai detto persone... giusti o sbagliati, chi sono i giusti e chi sono gli sbagliati, e chi lo sceglie, chi lo decide? Perché io, tra le caratteristiche che hai messo tu, non hai dimenticato una, secondo me è importante: la libertà di poter fare determinate cose. Perché io non lo so che tipo di aspettative tu abbia, no, nel diventare sindaco di questa città, ma da quel piccolissimo, diciamo, quella piccolissima esperienza che ho avuto io di campagna elettorale, chiamiamola di campagna elettorale, no?
Frosinone è una città che oltre che, come dicevi tu, impaludata, sotto l'aspetto dei voti è anche molto ingessata. E queste ingessature, qualcuno le ha fatte, cioè chi è l'ortopedico di questa città che ha fatto tutte queste ingessature? O chi è il pool di medici? Qualcuno dice le grandi famiglie, i grandi potentati, qualcuno dice no, il fatto che addirittura qualcuno autorevole, oltretutto, riporto la sua dichiarazione, il prefetto che ha preceduto l'attuale dottor Portelli, ha parlato che per Frosinone di connivenze stratificate. È una frase abbastanza che potrebbe significare niente, ma potrebbe pure essere inquietante, no? Allora, tutto questo poi si tramuta in che cosa? Cioè, io la domanda te la faccio a te. Io non sono d'accordo sulla fusione del capitale della cultura, non sono d'accordo perché, diciamo, però è una bella provocazione, mi piace, prendo l'aspetto provocatorio di questa, un po' come le Olimpiadi Tottariani. No, mettiamola così. Però tu sei, cioè, che tipo di risposta ti aspetti da questa città allo stato attuale? Allora, Paolo, la parola, Anzitutto, abbiamo 10 minuti prima che Zoom sì. chiuda. Prima di tutto, ovviamente, sono d'accordo con Marco, no? Una volta Sciascia disse di Pasolini, io ero molto d'accordo con Pasolini, anche quando aveva torto. Quindi io sono d'accordo con Marco. E anche il discorso che ha fatto sulla libertà sono d'accordo. Forse mi aiuta a spiegarmi meglio, perché siccome io sono d'accordo, allora evidentemente qualcosa che ho detto, io ho parlato di una palude. Quindi prima, dico prima, non che i programmi non serviranno, però prima di arrivare ai programmi, cioè tu dici voglio seminare su questo terreno, voglio creare un giardino, voglio costruire delle cose su questo terreno e poi ci metteremo a discutere un attimo giustamente che piante, che fiori, che alberi e che edifici erigere su quel terreno. Ma la prima cosa, la principale, la grande impresa è la bonifica di questa palude. Bonifica significa cambiare i metodi, i ragionamenti, il fatto che non ci sia dibattito e discussione, che non ci sia più un ruolo politico. Gli esempi che hai fatto tu dell'88, comunque si fanno, incastrare in un panorama che aveva tanti limiti, ma che era un panorama dove la politica aveva una presenza importante ed era vissuta dai cittadini con partecipazione, con dibattito, con discussione, cioè, oggi invece questa cosa si è ripiegata in se stessa. Tu hai detto la rassegnazione, a volte la rabbia, oppure ci si lamenta, oppure ci sono tante altre situazioni, diciamo, con cui ciascuno vive questo malessere, ma sempre di malessere. Io ho parlato di solitudine. E mi riferisco soprattutto ai ragazzi, ai giovani, agli studenti. Non rinunciate all'idea, alla possibilità che Frosinone possa essere qualcosa di meglio di quello che vivete oggi o che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Cerchiamo di ridare ai ragazzi le motivazioni e le urgenze per poter credere che qualcosa in futuro sarà possibile e che sarà migliore. Io ci credo, quindi qual è la mia aspettativa? Non mi interessa l'aspettativa, mi interessa creare questi presupposti che possano rendere possibile qualcosa che oggi è improbabile. Va bene? Io gioco il possibile contro il probabile. Quindi, diciamo che per me la bonifica viene prima dei programmi. Perché se poi abbiamo un bellissimo programma, ma il terreno resta questo, la palude resta la stessa, noi non potremmo erigere niente, non potremmo seminare niente. Questa è la metafora, insomma, che ho usato. Molto chiaro. E Pierpaolo, chiudi rapidamente che ci chiude Zoom. sì, no, il mio pensiero è per gli studenti, per i ragazzi, perché io credo che da loro può arrivare quell'energia, quella forza. E loro spero possano credere e devono credere che
che la città di Frosinone abbia un destino diverso. Io faccio questa provocazione capitale europea della cultura. Uno, perché per arrivarci il presupposto è quello della città metropolitana e quindi il primo obiettivo. L'altro perché io credo che i frusinati abbiano un forte bisogno, necessità di riscatto culturale. Non ci sta l'elemento economico, l'elemento sociale, tutto, ma del riscatto culturale, di sapere che la loro città è una città riconosciuta da tutti per le sue qualità e non per gli stereotipi con cui è vissuta. Marco, a te la chiusura, poi prenderò un secondo per chiudere io. A te, Marco. Allora, il riscatto culturale. Allora, innanzitutto, i ragazzi da questa città scappano. Questo è un dato di fatto, oltre che numerico, anche diciamo, cioè riscontrabile con i numeri, ma riscontrabile pure parlando, avendo dei rapporti quotidiani. Io bene o male parlo con le persone di Frosinone tutti i giorni e chi ha un figlio che vive da un'altra parte o che sta pensando di andare o che addirittura ha trovato collocazione, anche molte volte per questioni lavorative, tu anche per base hai un esempio, diciamo, no, di, tra virgolette, costretto ad emigrare, la vogliamo mettere così, però so che ti sforzi per tornare, però comunque sei uno di quelli che dal lunedì al venerdì non la vivi la città, no? Altri hanno fatto scelte ancora più drastiche. Prendo un esempio, no? Non ti sarà sfuggito, è andata pure sempre sui social network la questione su questa macchina di Santa, come la vogliamo chiamare? No, Santa Rosa, però diciamo declinata su Frosinone, no? Qualcuno giustamente eccepisce sulla tradizionalità, sulla tradizione di questa cosa che non ci appartiene. Ma tu dici la Torre della Pace. La Torre della Pace, bravissimo. Dice, oh, tocca i fanti, ma lascia stare i santi. Esatto. Però qua, la Torre della Pace per i patroni, no? No, ma è una cosa allucinante, dico a Gianni, un monumento, diciamo, di 15 metri di altezza. Quindi, che deve fare un percorso di 40. Il richiamo non era per polemizzare, anche perché senza l'interlocutore non è manco corretto. No, era per dire che noi invece, per esempio, no, abbiamo ancora un carnevale storico. Un carnevale storico che comunque affonda le radici in una storia, se vogliamo anche romanzata, se vogliamo anche un po' sotto certi versi, no, epica, ma comunque ce l'ha. Intorno a questo carnevale c'è un centro storico, perché comunque c'è una parte del centro storico, no, il quartiere Giardino, e c'è anche una tradizione culinaria, enogastronomica, no? Che per un piccolo arco di tempo, almeno a mia memoria, comunque ha avuto anche dei riscontri, diciamo, extra, come li vogliamo chiamare, confini comunali, ok? Mi ricordo dei pullman che venivano anche, non sto parlando del Medioevo. Perché, per esempio, non si è mai puntato tutto su quello? Perché non si è mai puntato su, che ne so, l'internazionalizzazione dei fini col pomodoro, sto dicendo, ok, ma guarda, perché molte ricchezze, il cosiddetto marketing urbano, no? Il marketing delle città, passa anche per queste cose, passa anche è tutto quanto un andamento sinusoidale in base all'assessore di turno o al politico di turno o alla condizione di turno o anche all'associazione di turno. Perché? Perché tutta la dimensione è provinciale sotto tutti gli aspetti. E questa è la cosa, ecco perché io dico, non, il vuoto culturale alla fine diventa, cioè è figlio di un disamoramento nei confronti anche della città che comunque si continua ad amare. No? Perché comunque è la città che ti ha dato i Natali, è la città dove c'hai i tuoi ricordi, cioè i ricordi degli anni tra virgolette più belli. E poi ti voglio fare un appunto, tutta sta gioventù triste e comunque annoiata, ma guarda che pure noi, ma noi che facevamo? Pierpa? Uguale, sì, no, è vero, ma io l'ho detto, anche noi. Avevamo soltanto una cosa in più che potrebbe essere considerata un meno. Non avevamo tutti questi strumenti di comunicazione che alienano i rapporti umani.
Questa è la differenza. Noi facciamo la fila alla cabina, noi facevamo gli appuntamenti, facevamo questo, ma in realtà poi diciamo, le noie o le paranoie erano più o meno le stesse. Volevo fare una domanda, l'ultima a Marco, con il sorriso, e chiedergli: può rispondere con un sì o con un no? Amici come prima, non c'è problema. La terza opzione non ce l'ho. La domanda è semplice: ti va di iscriverti all'associazione Frosinone al Centro e partecipare con noi, dando il tuo apporto e il tuo contributo di idee per buttare giù il programma, la prospettiva, per fare in modo che Frosinone possa avere questa svolta? Possiamo contare su di te? Puoi dire no, eh? Allora, posso dire no, ma non ti dico no e basta. Ti dico no perché l'aspetto degli attuatori, te l'ho detto prima, è importantissimo. Allora, invece ti dico sì, come ti ho detto sì molto volentieri e ti ringrazio ancora per questo tipo di approccio, per questi dibattiti. Quindi nel momento in cui tu sarai, ti farai promotore o comunque organizzerai degli incontri su tematiche che ritieni, no, alle quali io possa partecipare e dare pure qualche contributo, io sarò ben lieto di accettarlo sempre volentieri, il tuo invito. Però non mi iscrivo a nessuna associazione, ma proprio anche per una questione, io ho partecipato sempre, diciamo, più o meno attivamente. Anche in politica sono entrato con l'idea di non iscrivermi in senso, diciamo, più tradizionale a nessun partito. Poi mi sono ritrovato in un altro modo, in un altro discorso, ma queste sono questioni mie, è un altro aspetto. Però proprio come si dice, mia natura, no? Però questo non significa, non mi piace, anzi, ben vengano questo tipo di iniziative, ben venga il dibattito, ben venga il confronto costruttivo, ben vengano tutte queste azioni. Il problema è che penso che si rimarrà in pochi, purtroppo. Però, ma io adesso vivo un momento di pessimismo dato dalla pandemia, poi appena finirà tutto tornerà anche il mio ottimismo. Perfetto, allora con questo diciamo auspicio verso l'ottimismo, insomma speriamo che torni in tutti noi, io chiudo qui questa puntata, questo appuntamento di Creare il futuro Frosinone al Centro. Ringraziamo Pierpaolo Signeri, professore e presidente dell'associazione Frosinone al Centro, e Marco Mastanardi, consigliere comunale della città di Frosinone. Grazie a Grazie a voi. tutti e Grazie. continuate a seguirci su Grazie. Libri di Buono.